Ecco Matteo, prima hai nominato i dolori gastrointestinali, quindi la domanda che ti faccio è, l'ansia si può esprimere anche attraverso dolori o fastidi fisici? Beh, fastidi una marea, cioè l'ansia è un Certo. fastidio, ok? Prima di tutto, cioè l'ansia è qualcosa che dobbiamo prima di tutto toglierci di dosso. Quindi la manifestazione fisica nell'ansia c'è sempre, che sia appunto la fatica a respirare, la tachicardia, eccetera. Da qui a parlare di dolore, sì, cioè ci sono anche alcune manifestazioni ansiose che determinano anche delle somatizzazioni vere e proprie. Okay? Questo non vuol dire necessariamente che si arriva ad avere l'attacco di panico oppure che si arriva a, come dire, un'esplosione vera e propria, no? C'è anche una condizione di allerta, tensione costante che al di là di far sentire la persona stremata, okay, perché inizia la giornata già con l'ansia, già con il batticuore e arriva a fine giornata che non vede l'ora di spegnere la luce e mettersi a letto, per così almeno ha qualche ora di sollievo dall'ansia, ci sono anche delle somatizzazioni e dei dolori veri e propri, okay? Quindi la nausea, i problemi gastrointestinali che citavo Certo. prima, piuttosto che i mal di testa, okay? Sensazione di contrazione generale nel corpo, c'è chi di fronte alla sensazione o allo stato ansioso poi gli viene l'attacco di cervicale, c'è chi rimane bloccato con la schiena, ci sono delle condizioni di contrazione muscolare vera e propria, okay? Adesso non c'è bisogno ovviamente di aver avuto un attacco di panico, un disturbo ansioso, però è facile pensare come affrontare una sfida importante, magari dover aver vissuto una condizione prolungata di agitazione e tensione, porta con sé delle difficoltà fisiche. Quindi, non so, vado a fare l'esame in università, fatto l'esame in università che è durato 6 ore, io ho passato tutta la giornata in tensione, arrivo a casa e ho mal di testa, arrivo a casa e mi fa male il collo, arrivo a casa e mi sento completamente contratto, ho la mascella serrata, cioè, che poi ovviamente non sono riconducibili solo esclusivamente all'ansia, dobbiamo capire perché poi l'ansia a noi colpisce proprio lì, però sì, cioè, ci sono tutta una serie di effetti, okay, collaterali che l'ansia ha sul nostro corpo, sul nostro organismo, sul nostro modo di funzionare, eccetera. Questo è vero. In condizioni di tensione, per quello che le sto raccontando, come pensava ad esempio lo sportivo che deve affrontare una partita importante, anziché essere sciolto, è contratto al punto che non riesce a essere prestazionale. Okay? Quindi, sì, assolutamente. Poi questo si manifesta in mille modi diversi, sicuramente Certo. testa, cioè quindi il mal di testa, l'emicrania e i problemi gastrointestinali, quindi che possono essere nausea, vomito, come la diarrea, sono sicuramente i più frequenti. Ok.